Il manufatto edilizio principale che accoglie il fedele all'arrivo è la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, realizzata in mattoni. Nonostante i numerosi rimaneggiamenti, si conservano ancora frammenti dell'epoca romanica nelle testine lavorate presenti in facciata e negli elementi in cotto lungo i profili laterali. L'edificio ha subito nei secoli numerosi rifacimenti che seguono i vari cicli di fervore religioso della società. Il più consistente risale al XVII secolo, quando dopo circa 30 anni di interdizione si diede alla chiesa un nuovo aspetto architettonico.